A Ferrara è Natale e tra migliaia di luci e di musiche della tradizione l'atmosfera è unica. Piazza Trento Trieste è invasa pacificamente da settimane come fulcro delle festività ferraresi in attesa di arrivare al giorno più atteso, il 25 dicembre. Ogni weekend, da fine novembre, tanti eventi come l'inaugurazione della pista di pattinaggio in Piazza Verdi, l'accensione delle luminarie dell'albero davanti al Duomo, lo spettacolo delle fontane danzanti e nel weekend precedente al Natale un evento unico, quando i bambini sabato 16 dicembre a metà pomeriggio hanno cantato il Natale, nel fine settimana dedicato ai più piccoli. 220 bambini, credo che sia la prima volta in assoluto un gruppo così importante, grazie alla collaborazione della scuola San Vincenzo, Sant'Antonio, gli insegnanti, i genitori. Li ringraziamo veramente di cuore perché ci hanno messo un grandissimo impegno e noi siamo felici perché la piazza è piena e quando tanti bambini cantano, insomma, riempie il cuore. Anche poco prima di Natale, l'antivigilia, il 23 dicembre, alle 17 in Piazza Trento Trieste, a fianco del Fideuram Christmas Village, il concerto A Christmas Song. In questi giorni del Natale 2017, in particolare il 25 dicembre, a Ferrara l'atmosfera è unica. E dopo le festività dedicate alla famiglia e alla serenità, è la volta dell'avvicinamento al Capodanno e dell'attesissimo incendio del Castello Estense nella notte di San Silvestro. Tra le novità di questa edizione, i cenoni in luoghi esclusivi del centro storico. Un tradizionale appuntamento è appunto quello dei cenoni. Cenoni che quest'anno sono in tre grandissime location: il solito Castello Estense, sia gli imbarcaderi con il cenone rinascimentale che la caffetteria al primo piano, quindi al piano nobile del castello con il gran cenone, Palazzo Crema con una pericena, come sempre collegato allo spettacolo a Teatro Nuovo Maccheroni, e poi un gran buffet dalle 21. Ma la novità di quest'anno è che per la prima volta un cenone dell'ultimo dell'anno si svolge addirittura nel Palazzo Ducale, nel Palazzo Municipale. 270 persone potranno godere veramente di questo grande evento, tra l'altro pensate solo come può essere l'apparecchiatura di una sala degli arazzi o di una sala tonda o addirittura del lato dei priori. Quindi da questo punto di vista diciamo che i cenoni anche quest'anno hanno delle location fantastiche, come sempre menù della tradizione ferrarese e come sempre modo migliore per aspettare la mezzanotte. Poi, dopo l'incendio del 31 e il Capodanno, le iniziative continuano in centro. Sabato 6 gennaio 2018, in Piazza Trento Trieste alle 15, ci sarà la Befana a quattro zampe, in collaborazione con EMPA e le associazioni di volontariato. Domenica 7 invece l'estrazione della Lotteria della Solidarietà, in collaborazione con Agire Sociale. Un modo per iniziare alla grande il 2018 dopo aver salutato il 2017 con uno spettacolo unico al mondo.